di implantologia dentale, un argomento abbastanza ostico, ma per fortuna abbiamo il nostro dottor Claudio Cirrincione che, allora dottore, ma l'implantologia dentale è quando comunque cade il dente e bisogna rimediare in sostanza, ma si può prevenire questa caduta? Occorre innanzitutto fare un preambolo. L'implantologia è una tecnica odontoiatrica che più o meno è nata negli anni 50 e diciamo ha avuto la sua massima espressione nell'ultimo decennio. E, che cos'è? È una tecnica che permette di ripristinare e inserire delle viti in titanio nelle zone dove mancano i denti per ripristinare la dentatura perduta. La prevenzione è un argomento importante perché ovviamente l'implantologia è come dire, la fase finale, cioè quando praticamente il dente non c'è più, chiaramente va rimesso. Per arrivare a questi livelli bisogna partire da lontano, cioè che cosa vuol dire? Bisogna cominciare a prevenire la carie, perché è la carie il problema principale che poi produce la perdita del dente a lungo andare. Quindi, nei bambini si comincia a insegnargli a pulire correttamente i denti, si sigillano i denti, ossia si inseriscono dei materiali particolari sulle superfici masticanti per impedire che si carino. Negli adulti si scolarizzano per cercare di fare in modo che anche loro si lavino i denti in maniera corretta per prevenire un'altra malattia molto frequente negli adulti, che è la parodontite, che fra l'altro è una malattia particolare che insorge in maniera subdola. Praticamente che cos'è la parodontite? È un qualcosa che, una malattia dove il tartaro, la placca dentale, si insinua fra il dente e la gengiva fino a provocarne l'espulsione. Ecco appunto che una volta che è stato perduto il dente è necessario ripristinarlo con appunto l'implantologia. Dottore, ma quali sono le soluzioni e le tecniche dell'implantologia? Allora, ripeto, come abbiamo detto poc'anzi, che cosa sono gli impianti? Sono delle radici in titanio, ossia mimano le radici in titanio e mimano le radici dei denti naturali e questi impianti vengono inseriti nelle zone dove mancano i denti. Sopra questi impianti, poi, una volta che si sono osteointegrati, come si dice in gergo, vengono inserite delle protesi, quindi delle protesi che solitamente sono delle protesi in ceramica. Gli impianti possono essere utilizzati sia per sostituire il singolo dente, ma anche per sostituire un'arcata intera. Le tecniche per l'inserzione degli impianti sostanzialmente si possono dividere in due grandi categorie: la tecnica a mano libera e la tecnica digitale. La tecnica a mano libera è una tecnica che veniva usata praticamente in maniera assoluta fino a poco tempo fa. In definitiva veniva fatta una radiografia, a volte un TAC, e il chirurgo guardava dove potevano essere messi questi impianti. E una volta che aveva fotografato mentalmente la radiografia e la TAC, andava a intervenire tagliando la gengiva, aprendo e mettendo gli impianti dove appunto si ricordava dove c'era la quantità d'osso adeguata. Quindi, oltre alla tecnica a mano libera, c'è anche la tecnica definita digitale. La tecnica digitale come funziona? Viene sempre eseguito in questo caso viene eseguita una CONBIM, ossia una radiografia a basso voltaggio tridimensionale, e che permette di visualizzare in maniera tridimensionale la presenza dell'osso del paziente. A quel punto, quindi una volta che abbiamo questa visione 3D, viene presa anche un'impronta digitale, quindi del cavorale del paziente tramite appunto questi scanner intraorali, e questi due elementi vengono accoppiati assieme. Come si dice in gergo, vengono matchati, per usare una traslitterazione dell'inglese. E quindi che cosa abbiamo? Abbiamo una visione dei tessuti duri del paziente, cioè l'osso, una visione dei tessuti molli. A quel punto, che cosa è possibile fare? È possibile costruire una vera e propria guida chirurgica che permetta di inserire gli impianti esattamente in quella posizione, esattamente dove c'è il giusto quantitativo d'osso. Questo è una cosa parecchio interessante anche per altri motivi. Perché?
Questo tipo di tecniche possono essere utilizzate anche in pazienti che hanno, ad esempio, dei difetti di coagulazione, tant'è vero che possono essere inseriti gli impianti con tecnica flapless. Flapless significa senza incidere. In casi particolari, questo è molto utile perché si è visto che ci sono tantissimi pazienti che prendono degli anticoagulanti orali per le più svariate patologie di carattere cardiologico e quindi in questo senso può essere un valido aiuto. Chiaramente poi, oltre a questo tipo di elemento, c'è anche il fatto che i postumi sono decisamente minori, perché chiaramente non tagliando, ovviamente la guarigione è molto più rapida e c'è meno gonfiore, meno lividi e c'è tutta una serie di aspetti positivi. Non solo, ma grazie alla progettazione tridimensionale in 3D è possibile già prevedere precedentemente come verrà la protesi. Quindi non sono esclusi i casi in cui, una volta messi gli impianti, è possibile subito inserire dei denti e il paziente comincia subito a mangiare. Si parla in questi casi di carico immediato. Dottore, ma quali sono i trattamenti con maggior successo? Delle due tecniche descritte, quella a mano libera e quella digitale, in realtà ambedue sono trattamenti che offrono un notevole successo. La differenza qual è? È che nel primo caso, nel caso in cui il trattamento a mano libera, chiaramente diventa fondamentale e inappellabile il giudizio clinico del chirurgo. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che è il chirurgo, in base alla sua esperienza, in base a quello che riesce a vedere, a come riesce a interpretare le radiografie, che può ottenere un adeguato risultato. Nel caso invece del digitale le cose sono un po' diverse, perché chiaramente tutto il lavoro, quasi tutto il lavoro, viene fatto tutto prima. Quindi, essendo fatto tutto prima, l'opera del chirurgo, allora, è sempre importante, però chiaramente viene un pochino semplificata. E, come si suol dire, come recitava anche Miss Van der Rohe, l'architetto, le cose più semplici sono le cose migliori, less is more. Quindi, che cosa vuol dire? Se si riescono a semplificare, fra virgolette, i trattamenti, sicuramente si ottengono dei risultati migliori. Da questo proposito conviene dire che la tendenza attuale è quella di ripristinare la masticazione con un impianto per ogni singolo dente. Faccio un esempio: mancano tre denti, conviene mettere tre impianti. Primo, per un discorso di igiene, perché si riescono a gestire meglio l'igiene domiciliare, quindi filo interdentale, spazzolino e tutto il resto. E secondo, perché sicuramente c'è una miglior distribuzione dei carichi e quindi ne risente anche meglio tutta la struttura da un punto di vista meccanico. Comunque, in qualsiasi caso, diciamo che la tendenza di avere un impianto per ogni dente si può applicare anche ad arcate intere. Quindi più impianti ci sono e sicuramente migliora l'igiene, migliora la distribuzione della masticazione e il comfort del paziente. Dottore, ma il paziente poi sente dolore? Allora, il dolore è un argomento che, diciamo, in odontoiatria ormai riguarda il passato, perché gli interventi di implantologia vengono eseguiti in anestesia locale, quindi vengono fatte delle microiniezioni di anestetico e di conseguenza il dolore scompare completamente. C'è anche da dire un'altra cosa, che il tessuto osseo ha una bassissima innervazione, quindi è sufficiente poca anestesia per non sentire assolutamente niente quando si fa questo tipo di interventi. C'è un altro modo per ottenere una riduzione più che altro del dolore post-operatorio, che è quello di utilizzare, come si diceva prima, l'implantologia computer guidata, ossia l'implantologia guidata dal computer tramite valutazioni tridimensionali delle ossa mascellari. Ecco, in questo caso sicuramente, soprattutto nei casi in cui non si fanno tagli, quindi non si fanno tagli, non si scollano i tessuti e non si fa, diciamo, l'implantologia come si faceva un tempo, chiaramente i risultati sono molto migliori. Il paziente già il giorno stesso può ricominciare le sue attività usuali senza nessun problema. Il giorno dopo sta benissimo, c'è pochissimo gonfiore, c'è pochissimi lividi. Insomma, le cose sono decisamente cambiate. Ecco, meglio così, meno male. Però, dottore, ma ogni quanto tempo va fatto il controllo poi dell'impianto? Allora, gli impianti vanno considerati come fossero dei denti naturali, quindi di conseguenza solitamente è sufficiente
una visita ogni 6 mesi, anzi una detartrasi ogni 6 mesi, e in quell'occasione il professionista controlla anche lo stato di salute degli impianti dentali. A tu per tu con il dottore Alessio Notar Pasquale, a tu per tu con l'osteopatia. Dottore, cerchiamo di capire come mai l'implantologia possiamo aiutarla con l'osteopatia, soprattutto quando e perché. Sì, certo. Allora, prima di tutto credo che sia importante andare a descrivere che ci sono due situazioni che possono portare a un impianto. Una ovviamente è una condizione cronica, cioè quando per un trauma o poi una condizione cronica, ok, il paziente, la persona va a perdere dei denti, uno, due, una semiarcata, un'arcata intera. Oppure ci sono delle condizioni dove magari un dente è fratturato, dà fastidio e questo dente va tolto, dente non sano ma che comunque già c'era, e poi dopo va messo un impianto. La condizione diversa dov'è? In quest'ultima situazione è molto importante andare a fare dei trattamenti sia in prevenzione prima, perché comunque anche il fatto di andare a togliere un dente, anche se è una pratica comune per qualsiasi odontoiatra, è comunque un'estrazione, una modifica di quello che è l'equilibrio occlusale di quel momento della persona. E anche lì andare a fare dei trattamenti che stimolano un corretto apporto a livello linfatico, quindi di linfodrenaggio vascolare e neurologico, ti permettono magari di ridurre al minimo quelle che possono essere infezioni o comunque condizioni infiammatorie, anche se poi l'odontoiatra, se ne riterrà il caso, darà la terapia opportuna. E soprattutto un'altra cosa importante, si dovrebbe andare a stimolare meglio quella che è la formazione di un coagulo migliore, nel senso che poi non va fondamentalmente a riaprirsi o ad infiammarsi, e soprattutto che si mantiene nel tempo. Ciò vuol dire per le settimane o i mesi che dobbiamo aspettare prima di andare a reinserire appunto il nuovo impianto, evito anche che si vada a modificare tutta quella che è la struttura della bocca, perché io quando vado a togliere un dente, automaticamente nell'andare a masticare il nostro cervello cerca dei punti di contatto, perché questi gli servono proprio per un input neurologico corretto. Se questi punti di contatto, se mancano 3 denti, è chiaro che i punti di contatto sono diversi rispetto a prima, e potrebbe essere che i denti che ci sono intorno si vanno a modificare, vanno a occupare più spazio in maniera diversa. Questo rischia di essere un problema quando dopo vado a rimettere l'impianto. Una condizione diversa invece è se c'è una perdita spontanea. Se già abbiamo una perdita spontanea di qualche dente, può essere per l'età o può essere per un trauma, come dicevo, già il corpo lì sta soffrendo, è molto in sovraccarico, se no non arriverebbe mai a dare questo tipo di risposta. Quindi lì a maggior ragione un trattamento a livello proprio di salute di tutto lo schema, come dicevo prima, quindi si torna sempre sul concetto immunitario, sistema linfatico legato al discorso immunitario, e poi un drenaggio corretto. Questo qui ti permetterà anche lì, prima di andare ad applicare qualsiasi tipo di impianto, o comunque che siano degli impianti singoli o comunque degli impianti doppi, dei piccoli ponti o così via, andare a mantenere lo spazio che è stato lasciato da questi denti che sono caduti, anche lì senza che ci siano poi delle condizioni patologiche dentali o gengivali che possono inficiare il corretto inserimento dell'impianto. Dottore, ma un lavoro di implantologia, ma come modifica e se modifica la nostra colonna vertebrale? Chiaramente lavorare o comunque avere tutti i denti che devo avere in bocca, o che il fatto che me ne manchi uno, due, tre, come dicevo prima, o per una condizione cronica degenerativa o per un trauma, fa una grossa differenza. Si capisce bene, come dicevo prima, che se io mi mancano 3 denti perché ho fatto un incidente e questo mi ha portato a doverli estrarre, non potrò più andare a chiudere la bocca come prima, i rapporti fra i denti non saranno più quelli di prima. Ma allora, faccio per far capire, anche i rapporti fra l'arcata superiore e inferiore, quindi fra la parte mascellare e la parte mandibolare, non saranno più gli stessi. Da questa condizione qui si capisce che, per esempio, un'alterazione di questo tipo a livello dell'occlusione porta sia a livello meccanico, quindi come dicevo prima a livello fasciale, ma anche proprio a livello articolare. Noi bisognerebbe anche rendere
rendersi, cioè sempre tenere a mente che il cranio viene visto come un'entità unica. Ricordiamoci anche che ci sono delle piccole articolazioni nel cranio che fanno dei movimenti minimi impercettibili. A livello meccanico non sono fondamentali, ma per tutto quello che succede a livello di salute, quindi a livello fluidico, ci sono dei liquidi vitali fondamentali che devono andare a scorrere, per esempio quello che scorre fra due foglietti meningei. E da lì, se ho un'alterazione meccanica di questo tipo, mi si dissipa sicuramente fino alle prime tre vertebre cervicali, sistema che viene chiamato OAE. Da lì però capisci che da queste vertebre cervicali questa alterazione sicuramente si protrarrà fino a livello toracico dorsale, per non dire sul resto del corpo. Quindi da lì andiamo a capire che l'importanza, da una parte, di andare a rimettere questi denti, perché se io vado a rimettere questi denti vado a ridonare questo equilibrio, ma noi bisognerebbe anche sempre rendersi conto che noi le vediamo come condizioni semplici perché non ci accorgiamo di tutto il lavoro che fa il nostro sistema torico posturale, ma il nostro organismo, ma ogni volta che vado a creare una condizione nuova c'è tanto lavoro dietro, c'è tanta energia che il nostro organismo spende, quindi andare a dargli una mano, per esempio andare a adattare, a rilassare determinati fasci muscolari o andare a riposizionare o andare a ridare un equilibrio corretto a delle vertebre che sono andate in sovraccarico, mi fa tantissimo. O piuttosto che una mandibola su tutta la condizione dei muscoli sopra e sotto lo ioide, che sono fondamentali anche qui per quello che riguarda l'occlusione, la deglutizione, ma anche per la respirazione, per esempio. Quindi è importante, ci tengo tanto a far capire che sia importante vedere tutto in una maniera veramente olistica e complementare, quindi sia prima di andare a rimettere questi denti, perché appunto se ho un vuoto devo permettere anche al corpo di adattarsi il meglio possibile a questo vuoto, sia che sia un vuoto perché ho fatto l'estrazione, sia perché c'è stato un trauma, e poi dopo per permettere una capacità di adattamento migliore, sempre per andare a limitare al minimo quelli che possono essere questi, chiamiamoli, effetti collaterali. La cervicalgia, perché magari da una parte ho i muscoli che lavorano più in una condizione, si dice, concentrica, cioè più in tensione, e di là magari sono sempre in una condizione di stiramento. O ci può essere una cefalea, perché vado a lavorare in una maniera sbagliata a livello occlusale e do degli stimoli sbagliati a livello del nervo trigemino, che è il quinto nervo cranico, che innerva tutti i muscoli che riguardano la masticazione, e così via, e tante altre condizioni. Voglio dire una cosa, che ad oggi vedo che ci sono degli studi in merito, o comunque anche a livello delle conoscenze che abbiamo embriologiche sono importanti. A noi, come dicevo prima, tutto il cranio ci sembra un'entità unica, quindi a maggior ragione anche tutta l'arcata superiore, quindi per farla breve è proprio questo tipo di livello. Ecco, bisognerebbe ricordarsi che a livello embriologico da qua a qua ci sono tre formazioni embriologiche totalmente diverse, che ad oggi, quando e laddove è possibile, si è visto che magari lasciare più libertà possibile, ciò vuol dire magari invece di mettere un impianto di 5 denti o 6 denti interi che va a prendere tutta la emiarcata, magari tendo a mettere più impianti singoli che vanno a lasciare libero il rapporto articolare che c'è fra la parte, si dice, premascellare, e poi c'è una parte mascellare e un'altra parte che riguarda tutta la parte molare, di molari e gli ultimi premolari. Ecco, questo è già un concetto interessante che spesso e volentieri oggi dagli odontoiatri viene valutato. Si è visto che c'è molto meno rischio di recidiva, perché, e soprattutto molto meno rischio di effetto collaterale, intendo in questo caso per esempio il mal di testa, la cefalea, che è quello di più frequente, perché se lascio questi, si chiamano nuclei, a livello mascellare, più liberi possibile, non retratti. Lì, come dicevo prima, ho un miglior linfodrenaggio della zona e un apporto vascolare, e questo mi permetterà sicuramente di avere meno squilibri o disturbi a livello generale. Grazie al dottor Notar Pasquale per averci spiegato tutte queste informazioni davvero importanti, e noi ci rivediamo sempre alla prossima puntata, sempre a tu per tu con la medicina, la prevenzione e il benessere. Alla prossima!